Francis Gracile ha celebrato una festa di primavera insieme ai suoi familiari ad una quarantina di amici intimi presso il Boccaccio Restaurant del Columbus Center di Toronto. È stato un piacevole convivio all'insegna dell'amicizia, della buona musica, buon cibo e, dulcis in fundo, recitazione di poesie. Hello everyone, thank you all so much for coming tonight to spend the evening with us. I would like to take this moment to make a toast to my father. We are all so lucky to know you, Cesco. Your joie de vivre and lifelong friendships around the world are proof of your caring and generous personality. I am proud to call you my father. Thank you for being such a wonderful grandfather to my daughter Alexandra and your other grandchildren, and for all the love and guidance you've shown me throughout my life. Now I ask that you all raise your glass to toast health, happiness, and long life to my father. Schietti, banda sanguigno in duplice filare, quasi in corsa, giganti, giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardarono. Portami il girasole che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Teso ghiaccio che si inclina. E dunque non ti tocchi chi più t'ama. Così forse fu il suo volto nelle albe primordiali della terra, così forse è dato di vederla gente lontana da noi, che abita in Australia, in America, in Europa. Ma colpendolo con che cosa? Con un oggetto contundente, con un'arma, con la mano? Colpendolo, soltanto colpendolo! Benedetto uomo, ho capito. Avete scoperto che il mondo si muove col pendolo, cioè che si muove quando lo si colpisce. Bisogna vedere con che cosa lo si colpisce. Non potete...
Allora, qualsiasi cosa siano soliti dire di me mortali, e non ignoro quanta cattiva fama abbia la follia tra i più folli, tuttavia sono io sola, ve lo posso garantire, che ho il dono di rallegrare gli dèi e gli uomini. Perché poi io sia venuta qui oggi, lo saprete tra poco. Con la sera, a si pierd tali fontanis, il mio paese ha il color smart. Io sono lontano, riguardi gli soranis, la luna, il triste intinulà. Questo è un piccolo breve racconto che ho letto pochi giorni fa e mi ha lasciato non perplesso, però nella sua semplicità mi ha fatto capire come l'uomo nasce con un set di caratteristiche che se tutto va male non si scopriranno mai. Però se le cose della vita, gli eventi della vita lo permettono, fanno sì che queste caratteristiche vengano fuori con tutta la sua potenza. La chiappa sogni. Appeso alla finestra, la chiappa sogni attende di afferrare un sogno per me, possibilmente grande. Calmo, immobile, attende nella notte di acchiappare un sogno che viaggia nell'aria. Noi viviamo e sentiamo una vera amicizia verso di te. E voglio leggere da Seneca per esprimere un po' i sentimenti che credo tutti noi condividiamo. E Seneca dice: l'amicizia è la sola fra i beni di questo mondo sulla cui utilità tutti sono totalmente d'accordo. Scusate, non è Seneca, è Cicerone. Anche se da molti la virtù in sé viene disprezzata come una sorta di esibizione e ostentazione, molti altri disprezzano le ricchezze e si accontentano del poco di un tenore di vita modesto. Moltissimi inoltre disprezzano gli onori, per il cui desiderio tanti ardono, a tal punto da ritenere che non ci sia niente di più inutile, niente di più piccolo. E allo stesso modo, moltissimi ritengono che non valgono nulla i beni che paiono ad alcuni meravigliosi. Ma riguardo all'amicizia, tutti la pensano allo stesso modo. C'era una volta un giovine ruscello color di perla che alla vecchia valle, tra moli giunchi e prateline gialle, correva snello. E c'era un bimbo e gli tendea le mani, dicendo: a che tutto cotesto fuoco? Posa un po' qui, si gioca un caro gioco se tu rimani. Se tu rimani o muovi adagio i passi, un lago nasce e nell'argento fresco della bell'acqua io con le mani pesco gemme di sassi. Fermati adunque, non fuggir così. L'uccello che cinguettola sul ramo ancor cinguetterà se noi giochiamo taciti qui. Rise il ruscello e tremolò commosso al cenno delle amiche mani tese e con un tono di voce cortese disse: non posso, vorrei, non posso, il cuor mi vola, ho fretta. A mezzo il piano, a leghe di camino, la sollecita ruota del mulino c'è che mi aspetta, e c'è la vispa e provvida massaia che risciacquarla e nuova tela deve e sciorinarla sicché la sole neve candida paia, e il gregge ve che a sera porge il muso avido a bere di quest'onda chiara e gode sio lo sazio e poi ripara contento al chiuso. Lasciami adunque, terminò il ruscello, corre dove il mio dover mi vuole. E giù nel piano, luccicando al sole di spalle snelle.